e sono Suora Anna Maria Vissani, adoratrice del Sangue di Cristo. Sono venuta qui invitata dalla segreteria del MEIC per una relazione nell'ambito della settimana teologica e sulla corruzione dell'anima. Sono stata molto contenta di poterlo fare perché mi ha permesso di effettuare una ricerca molto approfondita su quello che può significare la corruzione nel mondo, nel cuore dell'uomo, nella realtà storica e dentro le situazioni, e come invece la spiritualità può colmare e può dare senso alla vita e superare questa tentazione della corruzione nel mondo. Certamente ho centrato il tutto nella croce di Cristo, colui che ha portato già su di sé tutte le forme di corruzione nel mondo, a cui noi dobbiamo in qualche modo agganciarci. Questo era tipico anche della mia fondatrice, per questo l'ho fatto anche molto volentieri, perché lei ha molto insistito all'inizio proprio della fondazione dell'Istituto sull'intuizione che il cielo e la terra devono ricongiungersi. Quindi siamo oggi che dobbiamo ricongiungere un mondo corrotto con il cielo che aspira ad una trasparenza dell'anima, è veramente una dimensione profetica. E lei diceva, questo può avvenire mediante il sangue di Cristo che penetra i cieli, rigenera il cuore dell'uomo e rigenera il mondo. E per questo che ha dato inizio poi alla fondazione. E nel fare la ricerca io ho ritrovato molte delle sue intuizioni e quindi l'ho fatto con passione, con cuore, e ho visto come pur essendo questo nostro mondo corrotto, debole, fragile, noi possiamo abitarlo con un cuore sempre più puro, con un cuore sempre più abitato da Cristo, e non lasciarci in qualche modo impressionare e non frenare mai il nostro cammino, perché questo ci permetterà di sanare le situazioni proprio iniziando dai piccoli passi che ognuno di noi può fare, fino al grande passo poi della salvezza, che sarà la salvezza finale, e noi non sappiamo questo come avverrà, perché è tutto nel cuore di Dio, però possiamo noi gettare le nostre piccole perle, le nostre piccole gocce, come diceva anche dicevano i grandi santi, e possiamo quindi trainare altri a fare altrettanto. Questa è in fondo la vita spirituale, portare in noi e con noi tutta la realtà, portarla verso il cuore di Cristo, con occhi molto aperti, gli occhi di gufo, gli occhi di una civetta, gli occhi che penetrano nel buio e che possono vedere ciò che altri non vedono proprio nella notte del mondo.